dal Palafiori di Sanremo, Book Sprint Edizioni. Oggi abbiamo una giovanissima giovanissima autrice. Ancora minorenne, 17 anni, giusto? 17 anni e hai già pubblicato un libro con un tipo, anzi con un titolo semplice: Ti strapperò il sole dagli occhi. Nives Bonantini. Ecco. Benvenuta. Benvenuta. Grazie. Tra di noi. Allora Nives, vorrei chiederti subito, cos'è che ti ha spinto a scrivere questo libro? È una bella domandina. No, allora diciamo che sono tre storie diverse tra di loro e l'ispirazione mi è venuta da personaggi non proprio realmente esistenti, nel senso che mi sono ispirata per la prima ad un cantante e anche per la seconda, e mentre per la terza è stato fantasia, così mi sono inventati personaggi. Okay. Si parla d'amore, naturalmente. Si parla d'amore, sì. Si parla un amore che fa soffrire. Sì. Perché fa soffrire questo amore? Che fa soffrire perché secondo me un amore che fa soffrire rimane dentro, quindi anche nel lettore magari rimane qualcosa in più invece che un lieto fine. Quindi io sono da sempre indirizzata a storie drammatiche, quindi chi mi conosce lo sa. Hai un contrasto, parli di storie drammatiche con un sorriso bellissimo. Sì, effettivamente. Sei innamorata in questo momento? Innamorata, siamo innamorati di tutto noi, quindi sono innamorata di tutto. Della ecco, vita. Della vita, della sì. Vita. Sì. Ecco, però cosa ti ha spinto, o meglio ancora, cosa manca perché una persona può dire ti strapperò il sole dagli occhi? Intanto questo titolo è difficile anche per me, nel senso che ti strapperò il sole dagli occhi intende questo sole come la felicità, e allora i protagonisti di queste tre storie hanno sempre dato tanto per gli altri e poco per se stessi. Okay. E quindi ti strapperò il sole dagli occhi vuol dire strapperò un po' della tua felicità dai tuoi occhi e la terrò un po' per me. Ma è un gesto positivo o un gesto negativo? Sì, è un gesto positivo per se stessi, per chi strappa. Insomma. È un gesto positivo per l'egoista. Quindi è egoista. Sì, forse sono tutte persone che hanno dato tanto e hanno avuto poco. Bellissimo. Quanto c'è di tuo in queste storie? Ma, allora, in queste storie in realtà non tanto perché sono state scritte 2 anni fa e quindi... Non... A 15 anni? No, a 17 anni. Adesso 17 anni. A 15 anni hai scritto? A 15 anni, era un po' troppo piccola per parlare d'amore. Quindi, diciamo... Questa ragazza mi preoccupa o mi incuriosisce? Non lo so. Diciamo che ho parlato di quello che conoscevo, di quello che avevo visto, poi in 2 anni succedono tante cose. I tuoi genitori come hanno preso insomma la voglia di pubblicare un libro, quindi di scrivere un libro? Io so che il tuo professore ha diciamo, tanto insistito, no? E ti ha invogliata e incoraggiato. Sì, era stato il mio maestro delle elementari che mi ha trasmesso questa passione. I miei genitori mi hanno sempre supportata, tant'è che quando si è presentata questa possibilità subito hanno cercato di coglierla al volo. Ti ricordi particolarmente i momenti mentre scrivevi questi pensieri, diciamo nella stesura di questo libro? E se io ti chiedessi in questo momento di chiudere gli occhi per un attimo e provare a ricordare il momento più intenso di tutto quel periodo, cosa ti viene in mente? Il momento più intenso? Sì. Ma probabilmente per quanto riguarda la prima storia, mi ricordo che l'ho cominciata a scrivere in un periodo in cui ero un po' triste, diciamo, perché avevo perso una persona cara e avevo perso anche quel cantante che poi è descritto nella prima storia. E quindi ero triste. E mentre scrivevo mi sentivo meglio, perché... Un'assolvenza, quindi. Sì. Ma una terapia. Sì, sì. Scrivere mi fa stare meglio, quindi anche quando sono triste o quando sono stanca, io scrivo e mi sento subito meglio. Quindi la persona che hai perso è il cantante? No, no. Sono due cose separate? Sì, sì. Ma il cantante è un cantante? È un cantante giapponese che è morto 2 anni fa e mi sono ispirata a lui. Perché tu ami, vorresti andare in Giappone? Sì, vorrei visitare il mondo, però sì, la passione per il Giappone ce l'ho dalle scuole medie, quindi...
Noi ti auguriamo davvero di girare il mondo e di diciamo, realizzare tutti i tuoi sogni, ma da grande tu cosa vorresti fare, cosa vorresti diventare? Vorrei studiare regia e sceneggiatura. Quindi... Ma sei una piccola ambiziosa, sei! Va bene, Enza, in conclusione... Noi ti salutiamo e naturalmente l'ultima diciamo, domanda è sempre inerente al pubblico e quindi ai tuoi lettori. Chi legge il tuo libro, cosa vorresti tu che percepisse o qual è il messaggio che tu vuoi far arrivare? Beh, leggendo queste storie vorrei che capisse l'amore che voglio trasmettere, quindi che capisse in un certo senso lo stato d'animo dei personaggi, quello che provano e quindi in un certo senso il loro dolore, perché alla fine è questo che viene descritto. Immedesimarsi. Sì. Vabbè. Ringraziamo davvero Nives Bonantini per essere stata qui con noi, ancora grazie. Grazie. Alla prossima. Grazie. Con un gran bel sorriso.